Buonasera, sono Jonathan Menzi, responsabile tecnico di Radio Toscana e Radio Firenze. Sono qua per parlarvi di questo strumento che vedete alle mie spalle, che è Omnia 9, che noi abbiamo scelto per la nostra radio più giovane, Radio Firenze, che è una radio molto dinamica, molto all'avanguardia, per questo volevamo un suono, innovativo. Con Omnia 9 ci siamo riusciti finalmente a dare queste impronte. Tra l'altro in tanti se ne sono accorti, diversi ce l'hanno anche scritto sui social network, in un famoso gruppo dedicato alle radio. Tra l'altro c'è stato un ascoltatore che ha fatto il giro di tutta Italia e ha definito il suono di Radio Firenze come il migliore in assoluto di tutta Italia. Lui ha fatto un viaggio che è partito dal nord fino al sud, si era sentito un po' tutte le radio e questo è il suono che gli è piaciuto di più di tutti. Effettivamente è un suono che quando lo senti ti rendi conto che è diverso, è bello, è molto più ricco, escono fuori frequenze che non si riescono a sentire con altri processori. Il problema è quando torni sulle altre radio, perché è un suono che crea dipendenza questo. Vai sulle altre radio e senti che c'è qualcosa che manca e quindi rimane la voglia, di stare sintonizzati su Radio Firenze in questo caso. E a noi ci va più che bene. È un po' come quando, i primi tempi che c'era l'alta definizione, no? Si metteva il canale dell'alta definizione, ti rendevi conto che era bello, ma ti rendevi conto che era bellissimo nel momento in cui tornavi indietro sui canali, con la definizione normale. La stessa cosa accade con Omnia 9, con il suono che abbiamo fatto su Radio Firenze. Quindi siamo molto contenti e stiamo valutando anche di prenderlo per Radio Toscana.